Ciao e benvenuti nel mio mondo. Oggi vi faccio vedere questa commissione che mi è stata chiesta e si tratta di un mestolo in ceramica per questa ragazza che vuole utilizzarlo per fare le crepe. Allora, non lo faccio a tornio perché risulterebbe forse un po' troppo grosso e per l'idea che mi è venuta in mente anche troppo preciso. Dunque ho utilizzato questa tecnica, che è la tecnica della sfoglio, della lastra, adagiata dentro questa coppettina, alla quale sono molto affezionata perché era un servizio di tazze di mia nonna e si è rotto il manico e dunque ora le utilizzo anche un po' come portafortuna. Per questo tipo di forme. Poi ho già appunto messo in forma la ciotolina, la scodellina e applicato il manico, però non volevo che fosse un manico troppo dritto e dunque ci ho messo sotto dei pezzettini di carta, solo che l'effetto non è regolare. Allora, il ceramista deve anche sapersi inventare delle soluzioni e degli stratagemmi per aggirare gli ostacoli. E dunque oggi che cosa è successo? Oggi è successo che qualche gatto ha rovesciato, qualche gatto non faccio nomi, ha rovesciato la ciotola dell'acqua contenente i pennelli sul mio banchetto di lavoro. Il risultato, eccolo qua, tutte le assicelle che io uso per fare la lastra si sono storte e imbarcate e dunque non sono più riutilizzabili per fare delle sfoglie dritte, o almeno insomma per i lavori che devo fare io. Cioè non se n'è salvata una, tutte imbarcate così. Allora mi è venuto in mente, lampo così, perché non utilizzarla per mettere in forma il manichetto del mio poggiamestolo? Ed eccolo qui, come le ho utilizzate, l'altarino che ne è venuto fuori, vedete? Perfetto. Mi serve solo una leggera inclinazione perché appunto il manico non deve essere troppo inclinato e ora aspetto che si asciughi per poi rifinire tutte queste piccole imprecisioni. E ho già fatto il forellino, così poi la ragazza potrà utilizzare un gancetto e appenderlo. Ho preferito non fare l'uncino qui in fondo perché secondo me risulta troppo delicato. Se magari lo metti su troppo di fretta può essere che si spacchi, invece così è sicuramente più stabile, più sicuro. E niente, aspetto che si asciughi, poi ve lo farò vedere quando è a durezza cuoio per le rifiniture e poi anche la decorazione, dunque insomma passerà un po' di tempo. Sapete quando si tiene tanto a una cosa e si cerca di riguardarla, come si può dire, di essere super attenti nei confronti di questa cosa, succede che si fa il danno peggiore. Infatti, ecco qua il mio mestolo. Finito nel secchio del recupero della terra. Cos'è successo? Super corse, preparazione del forno per far sì che questo oggetto fosse pronto, questa commissione fosse pronta in tempo per sabato per la ragazza che ci tiene tanto, che me l'ha chiesto, ed ecco che quando l'ho preso in mano, per rifinirlo e sistemarlo, mi è scivolato, è andato in mille pezzi. Purtroppo quello che mi fa più rabbia è che non è un problema di asciugatura perché il pezzo era venuto benissimo, è proprio stata una disattenzione mia, eccesso di zelo che ha comportato questo guaio. Ma siccome io sono dura così, adesso
cerco di far tutto il possibile per rifarlo, farlo asciugare in tempi super brevi. Cosa che sfida veramente le leggi della ceramica, infatti non so se ci riuscirò, però io sono molto testarda e ci voglio provare, in modo da far slittare il forno di un giorno, farlo entrare in forno domani e poi verso prima del fine settimana riuscire a fare un'altra cottura con la decorazione definitiva. È una roba che mi fa accapponare la pelle, perché in teoria, no, anzi in teoria, cioè proprio, è proprio così, è statistico, ma neanche statistico, è la legge della ceramica. La ceramica ha bisogno del suo tempo di asciugatura. Forzando questo processo, io non so cosa succederà. Comunque, ripeto, ho dato parola a questa ragazza, io ci voglio provare, se proprio può essere che mi vada bene. Perché, come dice Lucio Dalla nella canzone di Nuvolari, 3 più 3 fa 7, per cui c'è sempre una probabilità in più nel destino. E io sono così, ci voglio provare. Dunque vediamo un po', speriamo bene. Allora, adesso l'ho forgiato nella coppettina, l'ho tolto, l'ho risagomato e ho messo il cellophane per aiutarmi quando vado a mettere il manico e a toglierlo. Adesso facciamo il manico. Questa volta lo faccio più corto e più grosso, nel limite del possibile, che si sposi con la forma della coppettina. Per fare questa sfoglia, se prima ho utilizzato uno spessore, adesso ne utilizzo due. Sarebbe più bello e aggraziato più lungo, ma io sinceramente, dopo quanto è successo, non mi fido e dunque facciamo così. Io non mi ricordo più dove l'ho letto. Tempo indietro avevo visto un post di una, mi sembra sicuramente una ceramista, che diceva: il ceramista non piange mai perché è talmente abituato a questi imprevisti, nel senso che nella ceramica succedono talmente tanti imprevisti, tra rotture, in asciugatura, in cottura, scherzi di vario genere, che il ceramista ha la scorza dura, appunto, e non piange mai, perché se dovesse piangere per tutti gli insuccessi e i fallimenti, praticamente sarebbe un depresso. Ho fatto questa lasagna, l'ho tenuta più grossa. Si potrebbe anche fare rotonda, forse terrebbe di più, però è sicuramente più antiestetica. È lungo, eh. Lo accorcio un po'. Arrotondiamo. Bene,
Ragazzi, che, bah, che roba, che impresa. Io qui lo rinforzo ancora. Ma sì, proviamoci. Il bello di questo lavoro che mi piace è questo, che devi essere sveglio, devi essere pronto, devi trovare soluzioni veloci e sbrigarti. Allora, adesso qui l'ho rinforzato. Finché morbido, morbido. Sagomo e adesso guarda, non so, facciamo così, facciamo un super attacco. Sfidiamo tutte le leggi. Secondo me qualche ceramista di quelli seri, vedendo questa roba, gli si accappona la pelle. Ok, a metterlo in forma, ce l'ho fatta. Adesso lo rifinisco un pochino. Lascio che il più grosso dell'acqua evapori, dunque insomma cerco di farlo arrivare a una durezza cuoio, tanto lo spessore insomma, è sottile, non dovrebbe metterci poi tanto. E poi cosa farò? Tento, ripeto, tempo alla fortuna e provo a dare la botta finale di asciugatura nel forno di casa. Tutti questi escamotage così di corsa all'ultimo minuto mi fanno venire in mente qualche anno fa quando lavoravo per una ditta che faceva stufa in maiolica anche per l'estero e c'era la signora che la padrona di questa ditta che lei diceva sempre ok, non ti preoccupare, ne verremo fuori e diceva questo perché praticamente aveva un ceramista che faceva il grosso dei pezzi in ceramica che era improvvisato, era uno preso e messo lì. Loro arrivavano da tutto un altro settore commerciale e si erano messi in mente di voler intraprendere questa attività artistica e praticamente, non essendo propriamente del mestiere, succedeva di tutto e di più. I decori una volta mettendo tutti i pezzi di una stufa che aveva più di 400 pezzi decorata dalla sottoscritta, messa nel forno, in un forno grandissimo industriale a gas, non avevano fatto i controlli dei beccucci del gas e praticamente tolta la stufa era diventata completamente nera, affumicata. Dovevano consegnare a dei clienti molto ricchi, facoltosi, stranieri. E la stufa non era pronta, per cui si era andati avanti tra ritardi, polemiche, proteste, denunce. E questa, nonostante tutte queste sfighe, diceva: sì, ok, tranquilla, ne verremo fuori. Sta di fatto che poi ho preferito prendere un'altra strada, perché no, non si lavora così. Ecco, oggi facendo questa cosa mi sento un po' come lei. Ok, allora nel mentre che il mestolo si asciuga, io vado avanti con la smaltatura di tutti questi pezzi. Ok, e poi interromperò il video, creiamo suspense. E vedremo se nel prossimo video si asciugherà e come finisce questa storia del mestolo, un caso di stato. Faccio vedere anche questo, che adesso io lo uso come pannello per tirare le sfoglie e pianale copriforno. Però questo è un vecchissimo autoritratto fatto su un compensato di recupero quando ancora dipingevo ad olio con più frequenza di adesso. Adesso dipingo appunto per
principalmente ceramica e acquerello, sicuramente qualche quadro a tecnica mista con acrilico ed olio. Comunque, ecco, questo avrà 10-12 anni sicuramente. È stata la svolta prima di passare ai disegni che vedete adesso. Va bene, allora mi fermo qua. Vedremo come finirà e ci vediamo per la seconda parte del Mestolo Stregato. Ciao!